Il 2020 è stato sicuramente un anno impegnativo e complicato, che ha visto lavorare a 360 gradi i servizi sociali. Assessore Zambello, qual è la situazione in particolare per quanto riguarda i buoni spesa e l'emergenza abitativa? Sì, ci siamo attivati fin da subito con i fondi dell'emergenza che è pervenuta dalla Protezione Civile Nazionale, ma poi come amministrazione comunale abbiamo aggiunto fondi proprio di bilancio e quindi anche negli ultimi mesi, proprio nel mese di novembre e dicembre, abbiamo attivato un'altra tornata di bonus spesa. Oltre i primi buoni spesa cartacei che sono stati spesi e hanno occupato 320.000 euro di risorse in questa misura, altri 226.000 euro sono stati adottati per versare sui conti correnti dei beneficiari direttamente questi bonus spesa. Di questi molti sono stati già liquidati perché ci siamo trovati alla fine dell'anno con delle procedure e impedimenti dovuti alla chiusura delle casse, quindi adesso, tra poco, dopo l'Epifania e quindi questi giorni, riprenderanno le liquidazioni degli altri bonus spesa, degli altri versamenti che hanno avuto questa destinazione. Ci sono poi stati altri bandi e altri finanziamenti e contributi dati alle famiglie numerose, famiglie che avevano dei problemi per pagare l'affitto oppure le utenze. Quindi sono stati numerosi i contributi economici che sono stati orientati ad aiutare le famiglie in difficoltà per questa emergenza che non è stata solo sanitaria, ma fortemente anche sociale. L'altro punto dell'emergenza abitativa era un tema già molto presente per la città e quindi ci siamo adoperati per attivare un bando per l'edilizia residenziale pubblica. Mancava da 4 anni per i cittadini di Rovigo e quindi c'è stato un impegno importante anche da parte dell'ufficio casa degli operatori dei servizi sociali per fare il bando, farlo uscire con una durata piuttosto consistente, in modo da permettere a tutti i cittadini che ne avevano i requisiti di poter accedere agli uffici dei servizi sociali e dell'ufficio casa, fare le domande con un nuovo sistema che richiedeva piuttosto tempo e avendo degli appuntamenti personalizzati. Sono 250 le domande raccolte e nel corso del 2021 ATER potrà mettere a disposizione, quindi assegnare, circa 180 alloggi che nel frattempo ha manutentato e reso disponibili. Quindi è un'operazione importante che ha dato modo a tutta l'amministrazione comunale di raggiungere un obiettivo di assegnare le case di cui c'è tanto bisogno a molti cittadini. Nell'ultimo Consiglio Comunale è stato approvato all'unanimità, quindi importante un'adesione delle forze di maggioranza e minoranza, una convenzione con ATER proprio per concludere questo iter.